Punto, buon sabato, ben ritrovati con il lato B, l'appuntamento, i tre quarti d'ora canonici per vivere le emozioni del campionato cadetto. A dire la verità, le nostre abruzzesi si sono un po' divise perché ieri sera è stato il turno del Pescara, oggi pomeriggio invece vittoria della Virtus Lanciano contro il Modena, ieri sera solo un pari per i biancazzurri di Oddo, ne abbiamo parlato abbondantemente e dunque oggi probabilmente è anche un po' il giorno delle analisi. Vi ricordo il numero per poter interagire con noi, quello di WhatsApp che vedete adesso sopra la mia testa, 342 989 4630, il classico invece per gli sms 392 623 7060. Per chi utilizza Twitter c'è l'hashtag TV6, scritto tutto in lettere, potete anche scrivere sulla nostra pagina Facebook. Io saluto alle mie spalle, lo vedo con una, visto che siamo nel periodo di Sanremo, con una chitarra alle spalle, non so se è una Fender, Valerio De Carolis. Ciao Valerio, buon sabato. Ciao Jacopo, un saluto a tutti. Oltre ad essere un ottimo giornalista competente, sei anche competente in musica, perché hai riconosciuto, bravo, una Fender. Quindi sei Prato anche... Caster? Bravissimo, guarda, meglio di così proprio, guarda, uno più bravo di te faccio fatica a trovarlo, sei grande. Grazie, grazie Mario. D'altronde non è un caso che in questa trasmissione ci sia anche un po' di musica per terci compagnia. Allora, vediamo i risultati del campionato di Serie B. Oggi si è giocato il turno aperto proprio dall'anticipo tra Pescara e Vicenza. Avellino Bari 1-1, Brescia-Ascoli si gioca lunedì alle 20:30, Cesena-Perugia 2-1, Como-Novara 1-1, Crotone-Provercelli 1-1, Latina-Cagliari 1-3, Pescara-Vicenza giocata ieri 1-1, domani è il turno di Spezia e Livorno. Ternana Salernitana 4-0, stesso punteggio a Chiari tra Virtus Entella e Trapani. Virtus Lanciano batte Modena 2-1. Vediamo la classifica dopo 26 giornate, perché comincia a farsi interessante il discorso in vetta con il Cagliari, 58 punti, e prende 2 punti sul Crotone che oggi ha pareggiato, 55. Il Pescara 48 dopo tante vittorie di fila, ieri un pareggio, ma che ci può stare tutto sommato. 42 per il Cesena insieme al Novara, 40 punti per il Bari, 38 per il Brescia, 37 per l'Entella, 36 per l'Avellino, 34 per Spezia e Perugia, 33 per Ternana e Trapani, 32 per il Latina, 30 per il Livorno, 29 per il Vicenza, 28 per la Provercelli, 27 per Ascoli e Virtus Lanciano, 26 per il Modena, 24 per la Salernitana, 21 per il Como. Valerio, tutto sommato possiamo dire che al di là della vittoria del Cagliari, che probabilmente sulla carta ci può stare, considerando il pareggio di ieri sera, i risultati un po' una mano al Pescara l'hanno data, oppure no? Beh, il pareggio del Crotone sicuramente, ha pareggiato anche il Novara che è quella al quarto posto in classifica, è andato tutto bene. È un pareggio che è il secondo pareggio consecutivo della squadra di Oddo, ma che deve far restare sempre positivi i tifosi, il mondo biancazzurro, i sostenitori biancazzurri e chi sta sempre a chi segue il Pescara tutti i giorni, perché questo Pescara non perde da 9 partite. Il nono risultato utile consecutivo, 7 vittorie e 2 pareggi, quindi be positive, perché non c'è nulla, anzi Cagliari credo che sarà una partita importante che regalerà tante opzioni, si spera anche tanti gol e si spera anche di riportare punti dalla Sardegna. Sì, perché lo ricordiamo, settimana prossima il Pescara va proprio a Cagliari contro i rossoblù di Rastelli. In che cosa, Valerio, è diverso il pareggio di ieri sera da quello di Salerno? Oppure sono molto simili, secondo te? Qualche differenza c'è soprattutto sotto l'aspetto caratteriale della squadra, perché il Pescara ha ribaltato il risultato a Salerno, è andato in svantaggio, ha vinto, poi però ha concesso il 2-2. Qui invece era sotto di un gol, con un, secondo me, una bella partita dell'11 di Marino, che ha disputato a mio avviso una partita importante, dove non ha, come si dice, parcheggiato l'autobus dietro, ma anzi
ha provato anche più volte a pensierire Fiorillo e compagni, e poi c'è stata la prova di carattere, perché questo Pescara non molla mai, con l'ingresso di Cocco che ha fatto l'assist per una magia, la Paduta fatto sì che il Pescara raccontasse il pareggio all'ultimo. È una prova sicuramente diversa, ma anche perché a Salerno c'era Caprari in campo, c'era Mandragora in campo, non c'era guarda caso Campagnaro, anche se a mio avviso la difesa è stata leggermente più attenta rispetto alla partita di Salerno. Mi riferisco ovviamente alla partita di ieri, la coppia Zubaric-Fornasia è stata più attenta, anzi Zubaric soprattutto è piaciuto di più, poi Fornasia ha chiesto il cambio per qualche problema fisico, ma tutto sommato c'è questo di diverso, che il Pescara qui ha dovuto assolutamente per forza di cose trovare il pareggio, anche perché aveva sbagliato un rigore con Memusciai, la Padula si era mangiato un gol importantissimo nelle battute iniziali del primo tempo, quindi comunque qualche aspetto di diverso c'è rispetto a Salerno. Senti, stiamo rivedendo il gol del Vicenza sulla battuta del calcio di punizione, come ti è sembrato, Fiorillo? Ma sinceramente anche io lì ho avuto un dubbio, però credo che l'errore più grande, e Mazzotta lo ha detto in sala stampa, l'errore più grande sia dei difensori, perché quando Fiorillo respinge la palla i difensori non partono, non vanno verso la palla, impiegano quell'istante dove Galano se non sbaglio comunque l'ha toccato, adesso non ricordo precisamente. Signori ha fatto gol, ma se non erro è Delia che tocca il pallone. Delia, sì, hai ragione, scusami, Delia non ha praticamente nessuno, arrivano un attimo dopo i difensori, quindi c'è stata una cattiva lettura dei difensori che non sono andati subito a togliere il pallone, perché comunque aveva tirato una bordata, chi era? Ben Sampirisi? No, non ricordo, che aveva calciato la punizione del Vicenza. Comunque era una punizione fortissima, Fiorino non ha trattenuto, sulla ribattuta hanno impiegato quell'istante in più i difensori del sì. Pescara rispetto a Delia, che hanno fatto sì che toccasse palle, signore a porta vuota aveva il compito più facile del mondo, quindi comunque c'è complicità tra Fiorillo, anche se non dare tante colpe a Fiorillo, perché ripeto il calcio di punizione era davvero forte, qualcosa da ricriminare, da dare magari ai giocatori del Pescara che non sono andati sulla ribattuta. Assolutamente, chiarissimo. Allora, ovviamente questa sera il servizio non lo riproponiamo perché insomma lo avete visto in più di una circostanza. Intanto Colnick ci scrive: la matematica non è un'opinione, 7 punti dal Crotone ma più 6 sulle quarte, il più 10 si può fare, questo è assolutamente vero. Peraltro tra le squadre che oggi hanno pareggiato c'è anche il Bari, che ad Avellino è andato in vantaggio, poi si è salvato con un calcio di rigore sbagliato da Castaldo, poi è stato punito da Roberto Insigne, ma è un Bari che sembra un po' aver perso le misure. Accendiamo però le interviste, ve le proponiamo questa sera, ovviamente i due allenatori, ci sentiamo prima Massimo Oddo e poi Pasquale Marino, che tornava a Pescara da Ex, ascoltiamo. Ma sono contento perché la squadra non molla mai, non si può vincere sempre, non si può sempre giocare benissimo, ci sono partite in cui trovi delle difficoltà, però questa è una squadra che non molla mai e oggi c'è stata la dimostrazione, insomma andare sotto in una partita dove probabilmente non meritavi di andare sotto, che era equilibrata, poi vai sotto, sbagli il rigore, insomma avrebbe buttato giù un elefante, invece noi abbiamo continuato, ci abbiamo creduto e siamo stati bravi ad acciuffare questo pareggio, e poi domani vedremo se sarà un punto guadagnato o due punti persi. Voi sapete che io non sono legato ai moduli, io cerco sempre di mettere i giocatori in condizioni migliori per esprimersi al meglio. Oggi giocavano Mitriz e Verde, in questo momento per caratteristiche loro ho pensato che sono più bravi, li avrei messi al loro agio giocando un po' più aperti e quindi io ho fatto questo, ma nulla di strano, cioè insomma le ultime tre partite le abbiamo vinto con questo modulo alla fine, quindi siamo in grado di farlo, l'abbiamo fatto come l'abbiamo fatto in altre circostanze e quindi sotto questo punto di vista non c'è nessun tipo di problema, anche perché per come giochiamo noi, per il nostro modo di intendere il calcio, la,
la disposizione in campo conta probabilmente solo quando sei in fase di non possesso palla, perché qualche uscita in avanti cambia, ma quando sei in possesso di palla noi giriamo, ruotiamo e ci troviamo in ogni posizione del campo, quindi conta poco. Penso che sia una casualità, non è un caso che tu vinci 7 partite e poi ne pareggi 2, ne avresti potute pareggiare 2 anche a metà dell'opera delle 7, quindi è successo così. Abbiamo incontrato delle difficoltà a Salerno per vari motivi, oggi ne abbiamo incontrate delle altre, ma questo è il campionato di Serie B. Se pensiamo che giochi contro la terz'ultima battuta è tutto facile, non ci sbagliamo, non è così, quindi siamo sereni, stiamo facendo bene e dobbiamo continuare così. Poi ci sta che a volte non vinci, a volte non rendi quanto sei abituato a fare. Ripeto, io sono contento perché vedo che la squadra lotta fino alla fine, non molla di un centimetro. Eravamo in una condizione difficile mentalmente, invece ci abbiamo creduto fino alla fine, abbiamo raddrizzato un risultato, quindi per noi non cambia niente, noi siamo sempre consapevoli di quello che possiamo fare, a volte ci riusciamo, a volte no. Adesso andiamo a incontrare una squadra forte, ma noi non cambiamo atteggiamento, non cambiamo mentalità, noi cercheremo di andare a fare la partita, cercheremo di andare a vincere, se saremo bravi prenderemo gli applausi, se saranno più bravi gli altri gli daremo la mano. A Cagliari recupererà diversi titolari. A proposito di giocatori, Fornasier nel finale è stato sostituito, ha accusato un problema fisico, si sa già di cosa si tratta? No, non lo so, mi ha chiesto il cambio, ma non so cosa è successo. Ah, credo che abbiamo fatto una partita positiva perché abbiamo giocato alla pari con la squadra che secondo me in questo momento è tra le più in forma del campionato, se non la più in forma, una squadra che per il gioco espresso insieme al Crotone deve andare in Serie A, ecco. Quindi quello che si è visto sul campo, specialmente negli ultimi mesi, ha detto questo. Contento per il punto a Pescara o rammaricato perché è arrivato solo al 94esimo il pallone? No, rammaricato perché credo che il rigore non ci fosse e quindi è scaturita anche l'espulsione. Anche sull'azione del gol i vostri colleghi mi hanno fatto vedere che sul lancio di Mazzotta c'era anche Cocco in fuorigioco, è stato determinante nell'azione del gol di Lapadula, per cui un po' di rammarico c'è, anche perché c'era anche fuorigioco sul rigore, il rigore non penso ci sia. E quindi rimanere in inferiorità numerica probabilmente ha condizionato un attimino, però ripeto, a me c'è il rammarico di aver perso qualche punto, però la prestazione positiva, la reazione che abbiamo avuto dopo una prestazione non da noi che abbiamo fatto con Lanciano, c'è stata la reazione che volevo e la squadra con questo spirito si deve salvare prima possibile. Reazione dopo la brutta sconfitta interna proprio contro l'altra abruzzese, contro la Virtus Lanciano, parla di ottima reazione Pasquale Marino. Senti Valerio, ma tu te lo aspettavi che dopo un gol come quello che ha segnato Gianluca Lapadula andasse negli spogliatoi a chiedere scusa per i gol che aveva fallito prima? Ma abbiamo avuto modo di conoscerlo, ha fatto tante interviste, quello che è balzato subito agli occhi è l'umiltà di questo ragazzo e lo ha dimostrato un'altra volta. È chiaro che le colpe non ce le ha, voglio dire, sbaglia Messi, sbaglia Ronaldo, sbaglia Ibrahimovic, adesso Ibrahimovic se mi sente mi ammazza, battute a parte. Può sbagliare. La fortuna è che non ti sente. Non ci sente. Può sbagliare anche la Padula. Ci sta, è il capocannoniere, ha giocato tutte le partite. Una volta davanti al portiere si può sbagliare. Le colpe non sono assolutamente sue. Se c'è da parlare di colpe, io qui colpe non ne vedo. Io vedo una squadra che sicuramente non ha giocato la sua miglior partita, ma neanche la peggiore. In un campionato come quello della Serie B, che è molto lungo, ci sono partite di questo genere. L'unica cosa che mi preme sottolineare è che il Pescara una piccola fase calante ce l'ha avuta, Cagliari e Crotone no, quindi magari da qui alla fine sono due squadre che quella fase lì non l'hanno mai avuta. Certo, c'è anche la possibilità che non abbiano questa fase calante, però c'è anche quella possibilità e magari il Pescara sarà bravo proprio lì a recuperare, ricordando che ha
domenica il Cagliari e poi ci sarà il in anticipo con il Crotone in serale tra qualche giornata, mentre due scontri diretti importantissimi dove lì dovrà sicuramente rosicchiare qualche punto. La Padula colpe non ne ha, ma come non ne ha nessuna squadra, nessuno nella squadra, ci sta, può succedere che si possa concedere qualcosa agli avversari, è merito anche degli avversari soprattutto, perché ripeto è stato un ottimo Vicenza che ha giocato veramente bene, quindi non colpo ogni non... tanto è pure giusto dar merito agli avversari. Certo, non può essere la colpa del Pescara, di solito ti trovi 11 persone davanti che magari giocano bene. E ripeto, il Pescara, una partita equilibrata, io credo che alla fine il risultato sia giusto, anche se ha sciupato un po' di più il Pescara nel primo tempo, ma tutto sommato ci sta il pareggio. E allora ce lo andiamo ad ascoltare, il capo cannoniere della Serie B al microfono di Paolo Renzetti, Gianluca Lapadula. Sono contento di non aver perso, ecco, però oggi ho grandissima responsabilità nel pareggio, perché il primo tempo almeno due gol me li sono mangiati, quindi sono contento, ma poca roba, ecco, quindi c'è da lavorare. Come ha detto il mister, abbiamo avuto un grandissimo atteggiamento che ormai abbiamo sempre, riusciamo a dare continuità a questa voglia di non mollare mai, ecco, però ripeto, oggi gran responsabilità è mia che mi sono mangiato qualche gol di troppo, non voglio sentire parlare del mio capitano, del nostro capitano che ha sbagliato il rigore, è un esempio per noi in tutto, ripeto, oggi la responsabilità è molto mia, quindi ho tanto da migliorare, ma sinceramente è stato un gol distinto, ho visto la palla alta, ci ho provato, è andata bene. Non ho ancora deciso, ripeto che mi fa. Questo però ci fa pensare che scegli l'Italia. No, non ho ancora deciso. Sicuramente dal Perù sto ricevendo tantissimo affetto e tantissimo amore che riguarda veramente me e la mia famiglia. Sono andato addirittura da mia nonna a casa sua a trovarla e fa molto piacere, ecco, però io per ora ho la testa al Pescara. Ma io penso che in tutte queste partite io mi sono dimostrato la persona che sono, non mi sono mai fatto una simulazione e non l'ho fatta oggi. Se sono andata giù vuol dire che il contatto c'è stato, ecco, se no non mi butto così, no? Non è da me. Poi ero vicino alla porta. Quindi 16 gol, si sta avvicinando quota 20. Adesso le domande sono sempre quelle, però 16 gol in Serie B per un giocatore che qualche stagione fa molti non sapevano neanche dove giocava, sono tanti, tantissimi. Cioè, come si può spiegare una stagione così per un giocatore che continua a fare la differenza in tutte le partite? Ma io oggi, come ho detto prima, ho visto un attaccante che ha sbagliato troppi gol oggi, quindi sinceramente non mi va di commentare il 16° gol. Ripeto, tanto lavorare e migliorare perché ci stiamo giocando un campionato, quindi mi prendo tantissima responsabilità per stasera. Ok, queste le dichiarazioni di Gianluca Lapadula, a cui comunque diciamo dai Gianluca, tirati su, insomma, ci può stare che ogni tanto la palla dentro, poi peraltro la palla dentro ci è anche andata nel finale. Ci è andata, esatto, dici bene. Non è da tutti, io... Ritengo Gianluca Lapadula unico, potrebbe tranquillamente chiamarlo Conte, ma non lo dico perché è forte, tecnicamente devastante, fisicamente devastante, generoso, umile, questi sono attaccanti che in Italia in questo momento a mio avviso non ci sono. È ancora in dubbio tra Italia e Perù, hai visto, sono andati a trovare la nonna in Perù, intanto rivediamo al rallentatore il suo gol meraviglioso di ieri sera, al 93esimo ci vuole anche un po' di sangue freddo a fare una forbice del genere. Grazie anche di Cocco, è stato bravissimo a dargli quella palla. Sì, assolutamente. È stato veramente bravo, l'ha visto, l'ha servito, ha detto tanto lo può fare quello. Comunque l'avrebbe messa, dico che c'è qualcosa sarebbe inventato. Quello è sicuro. E condivido anche la sua analisi sul calcio di rigore. Dico la verità, non ho ancora rivisto bene quell'azione del calcio di rigore. Ce la facciamo? Chiedo a Maurizio se ce la facciamo a tornare un pochino indietro. Ma come ha detto lui, andava in porta, avrebbe calciato, quindi che senso magari, no? Anche perché era davanti. Non avrebbe avuto l'interesse a cadere, eccolo qua. Al difensore. Che senso avrebbe buttarsi? Magari non c'è stato... oddio, che proprio andasse in porta certamente non è,
scontatissimo, nel senso che la palla gli passa un po' distante davanti, gli cade un po' davanti. Però, insomma, la Padula lo conosciamo anche personalmente, non è un giocatore, ha detto bene e ha detto la verità, non è un giocatore che simula, è un giocatore che se cade a terra comunque un contatto c'è stato, poi esatto, di quale entità difficile. È stato così forte, così cattivo, però evidentemente qualcosa avrà sentito, anche perché, ripeto, qualcosa avrebbe fatto sicuramente anche in quell'occasione, perché comunque era davanti al difensore, se non ricordo male. Come sì, sì. Quindi comunque andava in porta, magari gli è rimbalzato, era un po' defilato, ma comunque sarebbe andato in porta col pallone. Poi la storia e il calcio non sono fatti né di sé né di ma, quindi possiamo stare qui a disquisire. Il fatto resta che ha fatto un gol straordinario, si è procurato il rigore, ne ha sbagliato e non ha nulla veramente da lamentarsi, anzi, assolutamente. Allora Valerio, io faccio così, stravolgo un po' la scaletta, perché visto che abbiamo parlato degli altri risultati, prima di passare ad analizzare la bella vittoria della Virtus Lanciano, ti e vi faccio vedere tutti i gol della giornata di campionato, ovviamente aspettando i due posticipi, quello di Brescia e quello di La Spezia. Partiamo ovviamente dallo stadio Adriatico di Pescara, alziamo un po' la musica. Questo è il 1-1, il gol di Signori tra Pescara e Vicenza, vantaggio vicentino con Signori, e poi l'avete visto, l'abbiamo rivisto tantissime volte, ma non ci stanchiamo mai di rivedere questo autentico capolavoro di Gianluca Lapadula. Il gol del pomeriggio, Latina Cagliari 1-3, al 47esimo il vantaggio cagliaritano è di Munari. Questo è lo 0-2 di un ex pescarese come Federico Melchiorri, lo 0-2 in Latina, prova a riaprirla la partita, lo fa con Mariga, gran botta dalla distanza, molto angolata, ma passano davvero pochi secondi e Melchiorri, Latina protesta per un fuorigioco, realizza il gol dell'1-3, dunque vince e sale a quota 58 il Cagliari. E si ferma invece il Crotone, che va sotto con la Provercelli per autogol di Budimir, che però poi si fa perdonare perché a 10 dalla fine realizza il gol dell'1-1. Altro 1-1 a Como, tra Como e Novara, sempre Ganz per i lariani per il vantaggio all'81esimo, e l'1-1 è siglato da Galabinov per il Novara. Avellino Bari, altro pareggio, altro 1-1, un gol super di Riccardo Manero, un gol meraviglioso. Poi c'è il pareggio di Roberto Insigne, in mezzo il rigore fallito da Gigi Castaldo proprio per l'Avellino. Cesena Perugia 2-1, vantaggio del Perugia con Ardemagni al Manuzzi al minuto 54, al 78esimo pareggio cesenate con Falco, gran sinistro sul primo palo, nulla da fare per il portiere del Perugia. All'89esimo, quasi a tempo scaduto, di testa Ciano regala la vittoria alla formazione bianconera. Virtus Entella Trapani 4-0, super punizione di Jadid per il vantaggio ligure. Poi c'è questo calcio di rigore di cui si incarica Troiano per il 2-0 dell'Entella. Il 3-0 arriva al minuto 67 con Di Carmine, sempre su calcio di rigore. Infine all'85esimo il poker lo chiude Pedro Miguel Costa Ferreira. Altro poker a Terni tra Ternana e Salernitana, la Ternana distrugge la Salernitana, lo fa con Furlan dopo 9 minuti per il vantaggio rosso-verde. Il raddoppio alla mezz'ora di gioco con Ceravolo che scatta sul filo del fuorigioco, posizione regolare, tutto solo, apre il compasso 2-0. Al 39esimo poi c'è il gol di Meccariello di testa per il Tris, e infine il poker a tempo praticamente scaduto è di Falletti. Infine chiudiamo con Virtus Lanciano Modena 2-1, l'autorete di Vastola che porta in vantaggio i canarini, ma la Virtus Lanciano nel secondo tempo si scatena. Al 49esimo Federico Di Francesco, che poi sentiremo, ha fatto anche una bellissima intervista al nostro Alessio Giancristoforo, e il gol straordinario di Federico Bonazzoli al minuto 87. Questi sono tutti i gol, ovviamente aspettando i due posticipi di Serie B.
Valerio, prima di chiudere con te, ovviamente lo sguardo non può che essere alla partita di settimana prossima, perché Cagliari, il Cagliari rappresentano, non dico il crocevia della stagione perché poi tempo ce n'è sia per recuperare che per fare, per centrare altri obiettivi, però inevitabilmente è la partita per il Pescara. Ma credo possa essere anche un banco di prova per vedere se questo Pescara è veramente forte come dico, ma come credo proprio che sia, perché comunque sarà una partita che secondo me regalerà tante emozioni. Sono due squadre che devono vincere, e quindi proprio perché devono vincere regaleranno gioco, ci saranno spazi dove il Pescara sicuramente andrà a nozze. Resta anche un Cagliari che magari può sfruttare il potenziale che ha, perché è una squadra veramente clamorosamente devastante, e con Melchiorri che magari farà, può fare anche uno scherzetto dell'ex con Salamon, con Balzano, e quindi magari possono sicuramente, oppure può essere, no, magari sono due forze che si annullano e finisce in parità. Io credo invece sicuramente sarà una partita dai tanti gol, e ci farà divertire sicuramente. E il Pescara ovviamente spero torni in Abruzzo con i tre punti. Assolutamente, noi speriamo che sia, come hai detto tu, di tanti gol, speriamo che il Pescara ne faccia uno in più dal Cagliari. Certo. Grazie Valerio, grazie, buon sabato, ti auguro buon sabato. Buon sabato a voi e buona domenica a tutti quanti. Grazie. Grazie a Valerio De Carolis in collegamento con noi. Adesso cambiamo argomento, andiamo a parlare della Virtus Lanciano che batte 2-1 il Modena. Il servizio è di Alessio Giancristofori. Cuore rossonero che vince, soffre, ribalta una situazione difficile, mette in disparte le voci di cambio societario. Insomma, il 2-1 contro il Modena ha effetti benefici, anche e soprattutto perché il Lanciano si svincola dalle sabbie mobili degli ultimi tre posti e si posiziona in zona play-out. C'è Salviato dall'inizio come esterno basso a sinistra a sostituire lo squalificato di Matteo, Vitale e Rocca davanti alla difesa, con il trittico di Francesco, Marilungo e Vitale a supportare Ferrari, unico punto di riferimento offensivo stabile. Il Modena di Crespo gioca con un 4-3-3 che soprattutto nel primo tempo, senza inventarsi nulla di trascendentale, metterà in seria difficoltà il Lanciano. Fischia Chiffi di Padova, la sfida del Guido Biondi. Settimo, Cragno è decisivo. Aldrovandi calibra un cross per la testa di Granoce, l'estremo difensore in due tempi neutralizza un gol quasi fatto. Il gol però da quasi fatto diventa concretezza qualche secondo dopo, dagli sviluppi del corner di Belingheri. Nel tentativo di allontanare, Gaetano Vastola indirizza la sfera di testa nella sua porta. 1-0 dunque per gli ospiti. 29esimo, conclusione di Marilungo dal limite e palla smorzata in corner dal Modena. 35esimo, Marilungo per Ferrari che entra in area di rigore da posizione defilata, prova a battere Manfredini che si rifugia in corner. 43esimo, Camara mette al centro dell'area un cross a mezza altezza che per un soffio non viene intercettato da un Granoce in leggerissimo ritardo. Primo tempo dunque con un Lanciano assente ingiustificato. La ripresa, il prologo dei secondi 45 minuti è interessante per i frentani. Quarto minuto, Marilungo subito percussione in area di rigore, palla che arriva Di Francesco il quale elude ogni intervento del Modena e batte Manfredini. 1-1 dunque e ancora Di Francesco a segno. Quinto minuto, episodio dubbio con un contatto Belingheri, Ferrari ha battuto in area di rigore per Chiffi, si può proseguire. Settimo minuto, prodigioso Cragno, Luppi si invola sul fondo, mette al centro dell'area una palla con la prima conclusione a botta sicura dell'ex Crecco sul quale si immola a menta, palla che però rimane in area di rigore e di prima intenzione Camara calcia in rete, ma Cragno è superlativo. Nono minuto, cross per la testa di Granoce che schiaccia troppo e la palla si spegne sopra la trasversale. 36esimo, Vitale lancia Bonazzoli che controlla la palla e disegna un assist al bacio per Di Francesco che però sbaglia clamorosamente il tap-in da ottima posizione. 42esimo, il ribaltamento di fronte con Marilungo che disegna una traiettoria interessante per Bonazzoli che non si fa pregare e inventa un gol bellissimo sotto il 7. Operazione ribaltamento dunque completa.
inclusa ed esultanza di tutta la Virtus sotto la curva sud, ma guai a stare tranquilli perché i 4 minuti di recupero riservano colpi di scena. Il più clamoroso, quello per il Modena: Osugi, appena entrato in campo, impatta la traversa al 47esimo, Cragno in qualche modo si salva, ma con l'estremo difensore si salva il Lanciano e fa festa tutta Lanciano. Fa festa la Virtus Lanciano, fa festa Lanciano, era ora, verrebbe da dire. Allora do la buona serata e il buon sabato anche ad Alessio Giancristoforo. Ciao Alessio. Ciao Jacopo, buonasera a tutti. Sì, e allora, bisogna dire che questo è un momento probabilmente quest'anno mai così positivo per i colori rossoneri, seconda vittoria consecutiva. Intanto grazie a Daniele Centurione che ci fa la buonasera e grazie per la trasmissione, grazie a te che ci segui Daniele. Dicevamo, mai così positivo quest'anno la Virtus. Sì, solo in un'altra circostanza, sotto la gestione tecnica di D'Aversa, il Lanciano aveva vinto contro il Livorno e poi, la prima del 2016, aveva pizzato la vittoria contro la Pro Vercelli. Ma quello che insomma più fa specie, nel senso positivo del termine si intende, è che il Lanciano abbia cambiato pelle con Primo Maragliulo e che stia rendendo tra l'altro in questi 180 minuti, mi riferisco a quelli di Vicenza più quelli di oggi contro il Modena, è andato a segno due volte Di Francesco. Il Lanciano ha retto, ha subito un solo gol oggi, tra l'altro su autogol. È vero, oggi l'aspetto che magari lasciava a desiderare era un po' preoccupante, i primi 45 minuti di gioco il Modena ha trovato spazi, ha trovato giocate, non ha trovato l'opposizione della Virtus, ma quello che incoraggia e che probabilmente nel periodo passato non era stata capace di mettere in atto è questo mutamento della Virtus in corso d'opera. Maragliulo ha modificato qualcosa in corso d'opera ed è riuscito a vincere, a ribaltare una partita, cosa che era una chimera forse precedentemente. Ha parlato anche di questo scossone, poi credo che lo sentiremo. Bisognava puntellare qualche giocatore, ci è riuscito tra primo e secondo tempo, e poi per essere sinceri oggi il Lanciano ha avuto anche fortuna, quella fortuna che forse in altre circostanze era mancata, perché la traversa di Osucci al Cragno battuto al secondo minuto su 4 di recupero fanno pensare che le cose girino dall'altro. L'ho proprio chiesto a Maragliulo di quell'episodio, ha detto secondo me ci guarda qualcuno dall'alto. E poi un aspetto molto bello a mio avviso è che Primo Maragliulo ha dedicato la vittoria a Guido Biondi, al quale appunto lo stadio, l'ex Cinque Pini, è dedicato. E loro sono stati compagni di squadra e oggi, in questo momento positivissimo, Maragliulo ha ottenuto la prima vittoria davanti al pubblico di casa e l'ha voluta dedicare alla lui a quale è dedicato lo stadio, per l'appunto Guido Biondi. Sì, esattamente, esattamente. Allora io direi di andarlo a sentire Alessio, proprio perché nel finale sentirete il passaggio in cui tu gli chiedi che cosa è cambiato, che cosa ha pensato su quell'opportunità di Osugi. Ascoltiamolo perché è molto interessante. Primo Maragliulo. Io posso solamente dire chiaramente che la felicità è alle stelle, soprattutto dopo una partita del genere, perché tante volte può sembrare semplice, invece non è per niente tutto semplice. Il Modena lo ha dimostrato perché ci ha messo in difficoltà, probabilmente ho sbagliato io a caricare troppo i ragazzi e rispetto alla partita di Vicenza questa volta sono entrati in campo sono entrati in campo contratti, tanto che abbiamo preso il primo gol
che probabilmente, no, anzi scusate, non probabilmente, stava pregiudicando la partita. La cosa stupenda secondo me è che nonostante abbiamo continuato un po' a soffrire, piano piano i ragazzi hanno ripreso fiato, sono usciti fuori, non facendo delle cose importantissime, però facendo vedere che volevano venirne fuori. E nel secondo tempo questo è successo anche grazie, credo che non ci dobbiamo vergognare a dirlo, a un po' di fortuna, perché a volte se non gira probabilmente saremo qui a parlare di altro. Io credo che tutti gli allenatori pensino di cambiare qualcosa, ma non sempre va tutto bene, e invece sicuramente è cambiato prima di tutto l'atteggiamento e poi il fatto di Bonazzoli, sinceramente è stata veramente una cosa meravigliosa. Il ragazzo che è entrato e ha fatto gol è veramente una cosa stupenda. L'ho sempre ammesso, no, non credo che possa esistere allenatore, anche il più bravo del mondo, che in una settimana o in due settimane possa avere la bacchetta magica per cambiare tutto. Io penso che i ragazzi abbiano toccato il fondo con l'esonero di Roberto e che hanno capito che dovevano assolutamente cambiare rotta. L'unico merito sinceramente che mi do è probabilmente di aver portato una piccola motivazione, poi come vi ripeto, la fortuna di aver fatto risultato alla prima partita e le cose stanno andando avanti. Adesso però viene veramente il bello, dobbiamo guardare anche oltre, però credetemi, affrontarla con due vittorie, non voglio fare il catalano della situazione, però affrontarla con due vittorie alle spalle è molto meglio. Mister, che cosa ha pensato al 47esimo quando Suci ha colpito quella traversa? Sì, te lo dico sinceramente, che c'è qualcuno dall'alto che ci guarda. Chiarissimo, chiarissimo, primo Maragliulo nella descrizione di quell'ultima occasione di Osugi. Alessio, prima di andare ad ascoltare gli altri protagonisti, Maragliulo dice giustamente, probabilmente il fondo, i ragazzi hanno capito di averlo toccato con l'esonero di Roberto D'Aversa. Là, a quel punto hanno capito o ci diamo una svegliata oppure notte fonda. Ah, ok, siamo per recuperare il collegamento con Alessio Giancristoforo, allora io direi di andarci ad ascoltare l'uomo che ha risolto la partita, Federico Bonazzoli, grande gol per il giocatore arrivato proprio nel mercato invernale della Virtus Lanciano. Bonazzoli. Partiamo da quell'azione, Marilungo è stato bravissimo a disegnarti questa traiettoria, poi il gol, che come ce lo racconti? No, ho giocato la palla a Guido. Guido ha fatto un'altra grande cosa, perché è un campione, comunque un giocatore di spessore. Appena mi è arrivata la palla, io sinceramente ho pensato subito di tirare in porta, perché avevo voglia di fare gol, avevo 20 minuti, il mister lo ringrazio, mi ha dato questa opportunità di giocare, io appena visto il pallone ho calciato e è andato bene. No, quando Bonazzoli gioca al primo minuto giocherò con la voglia e la determinazione come messo in campo oggi. Io comunque ringrazio il mister, ha chiamato l'opportunità di entrare anche se per soli 20 minuti, comunque poteva scegliere altre persone, sono contento che mi ha dato questa opportunità, io ho dato tutto a me stesso per cercare di ripagare la fiducia e adesso da lunedì si ricomincia, perché abbiamo un obiettivo, se facciamo così penso che lo raggiungeremo. Sicuramente ha portato entusiasmo, noi comunque siamo un gruppo che ci siamo messi a disposizione subito, siamo grandi professionisti, grandi uomini, ho un gruppo di compagni, di staff eccezionale, non era facile reagire così dopo tutti gli episodi che anche voi sapete, però anche oggi siamo andati sotto, ma abbiamo messo l'anima, abbiamo messo il cuore in campo e penso che alla fine il risultato sia giusto. No, io penso a fare bene quando sono chiamato in causa, non penso di essere io il mister è primo e sono contento perché, come ho detto, poteva benissimo scegliere un altro giocatore anche per soli 20 minuti, io che siano 90, 40 o 10 cerco di farmi trovare pronto perché questo è il mio lavoro ed è giusto così. Grande gol da parte di Federico Bonazzoli, io non so se c'è Alessio Giancristoforo in collegamento, Alessio? Sì, Jacopo. Stavamo dicendo, sì. Ascoltando Primo Maragliulo, dice una cosa interessante, probabilmente i ragazzi con l'esonero di D'Aversa si sono sentiti responsabilizzati e hanno detto: beh, non abbiamo più scuse, adesso è andato via anche l'allenatore, o ci diamo da fare oppure le cose vanno a picco. Sì, lui ha toccato anche il tasto della motivazione, probabilmente ecco, è stato bravo a motivare dei giocatori che con D'Aversa avevano avuto probabilmente
poca o inferiore convinzione rispetto a quella che è riuscita a dargli Primo Maragliulo. Poi però è anche vero che Maragliulo, seguendo un po' gli allenamenti, è come se avesse riniziato dalle cose più semplici. Ha preso in eredità gli aspetti positivi che sicuramente ci sono, che ha lasciato Roberto D'Aversa, li ha migliorati, è ripartito proprio da una semplicità tattica che forse era necessaria ed è stata efficace. Però è pur vero che questi giocatori, secondo me, si sono sentiti, come ben dici tu, responsabilizzati, perché c'è stata questa sorta di rivoluzione di gennaio in cui tantissimi hanno cambiato casacca, 12 per la precisione, quindi chi è arrivato o chi c'era e aveva giocato di meno si è sentito subito chiamato in causa e a dare un contributo importante per la causa. È pur vero però, Jacopo, che giocate come quella di Bonazzoli, come gli interventi stratosferici di Cragno, fino a un mese fa vantavano. Quindi io credo che la qualità di questa squadra sia aumentata con un tecnico bravo a giocare con i ragazzi, quindi ha avuto anche la fortuna, questo tipo di fortuna il Lanciano, cioè di pensare su Maragliulo in una situazione non certo diretta. Ci è riuscito, lo ha fatto bene e ha sfruttato tantissimo le capacità, le innegabili caratteristiche tecniche di qualche giocatore. Ti cito Bonazzoli, ma ti cito anche Vitali, cito Rocca, che oggi ha giocato la sua seconda partita da titolare in maniera consecutiva. Quindi direi che qualcosa mancava precedentemente. È vero che chi ha giocato si è sentito anche responsabile di una situazione incattivita, è pur vero però che insomma la società ha fatto qualcosa e questo qualcosa si sta, almeno per il momento, rilevando efficace. Assolutamente. Adesso io direi di andarci ad ascoltare l'intervista a Federico Di Francesco, che ha realizzato il gol dell'1-1, ma è stata un'intervista molto simpatica, al di là dell'intervista canonica che si fa di solito nella mix zone. Sentiamo che cosa ti ha detto Federico Di Francesco. Sono ancora emozionato, perché comunque è stata una partita bella da giocare, bella da vivere, perché dopo il primo tempo sinceramente non avevamo fatto una buona partita. Secondo te perché? Ah, boh, forse ci può anche stare. In queste settimane abbiamo caricato molto, abbiamo aumentato, abbiamo fatto degli allenamenti ad alto ritmo, quindi può essere che eravamo un po' stanchi, però il secondo tempo siamo rientrati tutti quanti, il mister ha toccato le corde giuste dal primo secondo tempo e siamo rientrati veramente con un altro spirito che ci ha permesso prima di pareggiare e poi di fare un gol anche quello tuo, come azione, come preparazione. Sì, sì, il merito devo darlo a Guido Marilungo, infatti mi ha messo una grandissima palla, io l'ho solo dovuto stoppare e piazzare. Poi anche ha fatto un gran gol Federico Bonazzoli, che è stato bellissimo per come è venuto, poi alla fine quasi al 90esimo è stata una grande gioia. Una grande gioia. Ti senti la figura, l'immagine della metamorfosi di questo Lanciano al mese di gennaio? Sei stato decisivo contro la Pro Vercelli, sei stato decisivo a Vicenza, sei stato decisivo oggi, insomma? No, non mi piace definirmi così, anzi. Io penso che la metamorfosi della squadra oggi non è stata la prova, perché tutti quanti abbiamo messo qualcosa in più che ci ha permesso di vincere la partita, perché il Modena al primo tempo ha fatto un'ottima partita, è stata una partita combattuta, bella, alla fine siamo stati anche un po' fortunati, però come si dice, la fortuna aiuta gli audaci. Abbiamo fatto un gran secondo tempo e sono veramente contento, perché ce lo meritiamo. Una battuta: sul tuo cappello c'è scritto I'm back, sarebbe meglio we are back, siamo tornati, tutta la Virtus è tornata all'attacco. sì, infatti mo lo cambio. Papà già l'hai sentito? No, papà gioca alle 6, ma non c'è bisogno che mi dica niente, dai, lui l'ho sentito ieri sera, ma lui dice sempre che mi devo divertire, noi abbiamo entrambi una passione del calcio, quindi ci fermiamo a parlare quando lui torna da Sassuolo. Nemmeno quando hai fatto quel gol a Vicenza il commento sicuramente ci sarà stato. Sì, mi ha chiamato, ha fatto: Federico, che ti è successo? Hai fatto un gran gol, ha fatto...
è fatta qua, tu ne facevi questi gol, scherzando, assolutamente. Lui è stato un gran giocatore, io lo prendo solo come esempio e spero di fare come lui. È un'intervista meravigliosa a Federico Di Francesco, peraltro, visto che ha detto che Eusebio giocava alle 6 con il suo Sassuolo, in realtà allenava alle 6 in Chievo-Sassuolo, partita terminata 1-1, Birsa per il Chievo, Nicola Sansone per il Sassuolo. Alessio, è chiaro che adesso la trasferta della Spezia diventa, probabilmente per il Lanciano ci arriva con il vento in poppa. Sì, sì, sicuramente sì, ci arriva con il vento in poppa. Io credo che arrivi non solo con il vento in poppa, ma anche con quella tranquillità che era mancata da agosto in poi, perché adesso, forse oggi la notizia del giorno è che il Lanciano abbia abbandonato quegli ultimi tre posti che pesavano come un macigno. Si è entrata in zona play-out, ha superato una diretta avversaria, uno scontro diretto che ha portato in termine, a termine a proprio favore, che è quello proprio contro il Modena. Ha scontato il turno di squalifica di Di Matteo, che è un uomo insomma, che ha dato, che sta dando e che si è integrato bene. Quindi secondo me arriva nelle condizioni migliori anche per andare a giocare contro lo Spezia. Sicuramente uno squadrone, però arriva ecco con quella tranquillità. Speriamo che questa tranquillità sia in qualche modo anche il riflesso di quello che si sta vivendo esternamente. Ti preciso anche questo, oggi Stefano Bisogno era atteso allo stadio insieme a Galigani, direttore sportivo di lungo corso. In settimana si sono visti a Lanciano, si sono interfacciati con il patron Franco Maio. Io ho un'impressione, cioè, che questa trattativa si stia un po' raffreddando. Sì, e quindi quando le cose non si concretizzano subito, mi viene da pensare. Oggi forse l'aspetto che può in qualche modo suffragare questa mia tesi è questo, cioè che Guglielmo Maio al 91esimo è sceso in campo ed ha abbracciato uno per uno tutti i giocatori, quasi a voler insomma ristabilire palla al centro e dire la società è mia, finché ci sto io comando io, ecco, proprio in maniera molto semplice, ma che dia appunto come l'impressione di come stanno le cose. Io credo che insomma fino a questo momento si sono fatte tante chiacchiere, troppe forse. Una cosa che secondo me ha dato anche adito a tante voci è che la società, in questo caso la famiglia Maio, poteva tranquillamente dire: se così fosse c'è una trattativa, siamo molto distanti dalle parti. Questo ha ingenerato anche un meccanismo non certo tranquillissimo in città, perché sai bene che 8 anni il Lanciano ha ottenuto una promozione in Serie B, ha ottenuto quasi un playoff per andarsi a giocare, gli spareggi per andare in Serie A. Quindi lasciare della squadra dei perfetti sconosciuti, che poi perché vogliono investire a Lanciano, con un Lanciano che sta vivendo il momento peggiore della Serie B, viene più di qualche dubbio. Quindi sì, vediamola finita questa partita, ma non vorrei essere smentito dai fatti, però no, vabbè, è chiaro che sono delle valutazioni, sono delle valutazioni legittime, anche mettendo insieme degli elementi che magari possono essere differenti, però possono dar luogo un po' a una ricostruzione quanto più possibile veritiera. Comunque, grazie Alessio, noi ti ritroveremo mercoledì sera, ovviamente, appuntamento da non perdere, con Virtus Style a partire dalle 21, ovviamente il momento del Lanciano, la prossima sfida, ma anche un occhio sempre a quello che accade nelle trattative societarie. Grazie Alessio. Grazie a te Jacopo, grazie a voi, un saluto a tutti e mercoledì speriamo di poter parlare senza problemi societari proprio di questa vittoria, perché anche quella di Vicenza è stata un po' contraddistinta dalle voci di calciomercato e invece meriterebbe
solo ed esclusivamente il centro, il focus dell'attenzione della squadra di Primo Maraglì. Assolutamente, grazie e buon sabato Alessio, ti ritroviamo mercoledì sera alle 21 su Virtus Style, ovviamente su TV6 per parlare di quello che accade in casa rossonera, in casa della Virtus Lanciano. Noi siamo davvero in chiusura, giusto il tempo di vedere il prossimo turno, sarà la giornata numero 27 del campionato di Serie B, eccola qua, con Ascoli Como, Bari Latina che aprirà la giornata a venerdì sera alle ore 20:30. Il clou sarà a Cagliari, tra Cagliari e Pescara, Livorno, Cesena, Modena, Brescia, Novara, Ternana, Perugia, Trapani, e il posticipo di lunedì sera alle ore 20:30, Provercelli, Virtus, Sentella. Salernitana, Crotone invece si gioca domenica a ora di pranzo alle ore 12:30, poi Spezia, Virtus Lanciano, sperando che Primo Maragliulo faccia tris da quando si è seduto sulla panchina lancerese. Infine, Vicenza Avellino. Questo è il turno numero 27. Per la puntata numero 12 invece il lato B termina qua. Noi ci vediamo sabato prossimo, sempre in diretta alle 20 su TV6. Ovviamente, per chi ci segue, per chi è appassionato di sport, domani vi consiglio dalle ore 14:30 diretta stadio con Andrea Costantini, e poi ci ritroveremo noi insieme a partire dalle 19:30 per l'appuntamento con l'Abruzzo del pallone. Con lato B invece l'appuntamento è per sabato prossimo. Buona serata.